È importante per essere vicino ai ragazzi, è sempre importante essere vicino ai ragazzi. I ragazzi sono aperti a tutto, a tutte le esperienze, a tutti i messaggi che vengono dati loro. I messaggi che Zia Rita ha lasciato, secondo me, sono molto positivi, soprattutto li ha lasciati col suo esempio di persona che, nonostante le difficoltà, nonostante le leggi razziali, nonostante tutto quello che ha passato nella sua vita, è riuscita a mantenere una capacità di lavoro, di ottimismo e di impegno tale per cui è arrivata al limite del Nobel, che direi che è il massimo che poteva raggiungere. Quando io ero piccola, papà veniva a Palermo, quindi Palermo era un'altra delle città della nostra famiglia. La nostra famiglia è una famiglia di persone che non hanno mai amato guardare indietro e ancorarsi a quello che è stato, sempre guardare avanti e sempre cercare di sperimentare cose nuove. Quindi tutte le proposte che potevano esserci di novità, anche per mio padre, nell'insegnamento, lui credeva moltissimo nell'insegnamento, quando gli hanno offerto la cattedra a Palermo, da Torino si muoveva per venire a Palermo, e Palermo è una città stupenda. Le motivazioni per le quali questo collegio dei docenti ha individuato Rita Levi Montalcini per intitolare questa scuola non sono legate esclusivamente al fatto che ha rappresentato sicuramente una personalità di grande spicco a livello scientifico, che ha dato lustro anche al nostro paese, ma sicuramente i valori che abbiamo ricercato in lei derivano direttamente da quella che è stata la sua vita, dal suo impegno sociale, dal suo impegno rispetto all'emancipazione delle donne e dall'impegno che ha profuso anche nei confronti delle nuove generazioni, per cui i valori che prendiamo dall'esperienza della vita di Rita Levi Montalcini sono legati alla generosità, all'impegno civile e sociale, ai valori quali la pace, la democrazia e sicuramente al fatto che è una donna molto forte che ha avuto il coraggio di ribellarsi in un'epoca molto dura della nostra